Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati e bentornati su WarioWare, quello che dovrebbe essere l'ultimo episodio della storia. Non so se farò anche un extra dove faccio vedere tutti quanti gli obiettivi, non è che ne abbia molta voglia, a dire il vero, eh. Volevo completarlo con 4, massimo 5 episodi e l'idea sarebbe quella, quindi questo è il quarto episodio e il quinto vedrò poi se farlo. Comunque, oggi che abbiamo? Abbiamo Wario Divinità. Noto che siete tornati presto, benvenuti. Ci spiace, ma a quanto pare alcuni nostri amici sono rimasti dentro il gioco. Ne mancano 3. Ci deve aiutare, per favore. Capisco, lasciate che controlli. Oh, sì. In effetti sembra siano stati catturati da qualcosa. Ma come? Pensavo ci fossimo già sbarazzati di tutti quei bug. Pare che questa non sia opera di un bug. Aspettate. Oh cielo. Uno dei vostri amici è molto vicino. Molto bene. Qualcosa mi dice che si trova in quella torre. Muoviamo i fianchi e andiamo a vedere. Jimmy T è molto contento. Ah ah. Qualcuno mi aiuti, vi prego. Ah, il diavoletto. Red, si può sapere in che pasticcio ti sei ficcato adesso? Ashley, sapevo che saresti venuto a salvarmi. Red. Nonostante sia un demone e un fifone nato, si prende molta cura di Ashley, la sua streghetta preferita. Ok, Red. Lui lancia le bombe. E se le bombe erano in alto, non le può tirare in alto, vero? Come la risolviamo? Se devo fare un minigioco dove devo mirare in alto? Che gioia vedervi! Un tipo grande e grosso mi ha rinchiuso qui. E dove è andato questo tizio, puoi dircelo? Ha preso questo ascensore ed è andato al piano 18. Che stiamo aspettando dunque? Tutti all'ascensore, quindi il boss è al piano 18. Ma ne mancano altri 4. Cricket e Ashley. Vai! Non ho paura. Quindi il 18° piano c'è il boss. Va bene. Falli cadere. Okay. Iniziamo bene. Iniziamo molto bene. Yeah. Alla grande proprio, eh. Dai da mangiare. Ottimo. Bene. Stavo per inalberare. Raccoglili tutti. Ok, 1 e 2. Approvazione. Dai. Ashley. Chi ha vinto? Lui. Ma in maniera schiacciante un po', a quanto pare. Me l'aspettavo. Allora, Wario, perfetto. Scappa. Ma questo è facile comunque, eh. Non è troppo difficile. Fallo atterrare. No, vabbè, con te è impossibile però, eh. Cioè, con questo qui è impossibile, raga. Ovviamente. Con Cricket è impossibile quel minigioco. Questo. Non è che se me li metti storti è più difficile, eh. Cioè, vabbè. Quella, ok. Andata. Ok. Sbuccia. Ok, con te. Ma, facile. Fino a un certo punto. Ok, vabbè, questo qui è molto semplice con Wario che vola. Anche con Mike sono facili i giochi. Questo è sempre un problema per capire come cavolo farlo. Più semplice di quello. A parte che si blocca il riflettore una volta che lo posizioni, quindi fa quasi da solo fa. Dai però! Ma sempre per poco! Ma perché? Ma perché? Sempre per uno sputo ci... Stava andando! Dagli tempo, no? Che ci arrivava! Ari, dai! È un vizio allora, eh! Lo fate apposta! Ah.
tanto tanto. E allora? Dov'è? Ah, ma che cos'è? Una... Aspetta! Vabbè. Aspetta, ma che? Quell'affare è appena saltato fuori dalla finestra del piano 18. Sembra che abbia fatto cadere qualcosa. Hai trovato un alveare dorato, cosa? Un tesoro! Bene, ma non distraiamoci. Dobbiamo trovare gli altri due nostri amici. Che poi sarebbero quattro in realtà. Ok, andiamo a salvare i tesori. I nostri amici. Gruppo bello folto, ma... Ce ne mancano quattro, non due. Ah, sì, sì, vedi quanto si apre poco la strada? Prima gorilla maschio, poi gorilla femmina. Super difficile. Wow. Sono molto contento di questa cosa. Non vedete come parlo con disinvoltura? Wow, non perde mai la sua calma leggendaria. È proprio un gran maestro. Beh, a me sembra che si sia stufato di aspettare i soccorsi e si sia addormentato. Infatti. Master Mantis. Esperto di arti marziali e maestro di cricket. Si dice che sia fortissimo, ma nessuno l'ha mai visto lottare. Beh, è un gran maestro, sarà forte per forza. Allora. Capisco. Wow. Forte. Vi sono grato dell'aiuto. Ehi, ferma tutto. Dov'è quel tipo corpulento? Non aveva un tesoro con sé? Sì. Percepisco la presenza del nemico da qualche parte al piano 10. Ok. Ok, ricevuto. Al piano 10. È ora di muoversi. Per tutte le ali, quanta voglia. Vediamo un po'. Wario, Mike, Cricket e... Mona. Vai. Vabbè, loro tre ragazzi, Cricket, Wario e Mike, perché sono i migliori. Mi ci trovo benissimo con loro, poi questi sono super difficili. Qua. Perché sarebbe super difficile questo? Capisco. Fermati, Mona. Sono pronto. Raggiungi il green. Ok, ho capito ora perché ho capito, ma... No, l'avevo. Fallo cadere. Oh, alleluia. Prima volta che ci riesco. Osserva. Prova. Logico. Cavolo, potevo farlo clean. Sì, però se non ci arriva per colpa sua, non è colpa mia. Cioè, non ci è arrivata la posta proprio. Quindi, fino a un certo punto è colpa mia. Non lo so. Però comunque sia, super difficile perché ogni volta aumenta la velocità, ma... Vabbè, comunque sia si poteva fare anche senza perdere. Un altro tesoro, lo sapevo. Un rotolo di carta igienica dorato? Certo che è ben strano come tesoro. Ah, è che cambia, un tesoro è un tesoro. Andiamo. Un tesoro particolare. Andiamo, ci resta una sola persona da salvare. La sconfitta non è contemplata. Sicuro che ce ne manca una sola, Mantis. Le aree mi sa che sono altre due da aprire. Questa e forse altre due ancora, sai? Sfida mortale. Quindi... Ultra difficile, non lo so. Più di super difficile, sfida mortale. Una sola vita. Ovvio. Oh, Cricket, sei tu? Sei venuto a salvarmi, mio eroe, sei incredibile. Già. Ragazzina pestifera e coraggiosa che vive a Luxville. È una fan di Cricket, che lui lo voglia o no. Già. Lei può fluttuare quando premi A. Può effettuare uno schianto a terra. Nice. Ma io basta che tengo premuto A. Ah, e quando premo giù fa lo schianto a terra. Perfetto, siamo tutti riuniti. Ora dobbiamo sconfiggere il nemico. Ehi, ragazzina, da che parte è andato quello strano coso rotondetto? Credo che abbia raggiunto il piano 5 con quell'ascensore. Ok, non perdiamo tempo. Al tesoro! Cioè, dobbiamo fermare quel tizio, sì, ecco. Mantis, Wario, Mike, Cricket. Vai.
Forse questi sono i migliori 5 da utilizzare. Ok, è un po' lenta, ma ci sta. Ovviamente dovevo partire dall'alto. Ecco a che servono le monete. A farti sclerare qui. Avanti. Spremi. Dai. Mo va bene. Meno male. Osserva. Ok. Penultimo. Ma c'era gente prima. Non c'era più dopo. È un onore. Attraversali tutti. Ma perché no? Perché? È passato attraverso! Attraversali tutti! Oh, vabbè. Tanto posso continuare. Scappa! Questo era facile. Questo è molto semplice come gioco. Perché si rompe appena fai l'attacco, quindi. Buono. Ok. E abbiamo finito allora con i nostri amici normali, ne mancano altri 2 in teoria. Vai, cacona. Quella è una cacca, ovvio. Quahaha, eccolo! Una tazza dorata con un buco e rattoppata male. Oh, una mappa. E questo cos'è? Vi sfido a unire insieme i 3 tesori. Oh, è grande Wario, allora le sfide. Vediamo un po' che succede. In che modo dovremmo unire questa robaccia? Ehi, Krygor, metti in funzione quella tua testolina robotica e trova una soluzione. Questo rompicapo sembra andare oltre la mia intelligenza superiore. Ah, la nipote. Mi è venuta un'idea geniale, potremmo chiedere a mia nipote Penny. Non vedo l'ora di sapere cosa succederà ora. Non vedo l'ora di sapere. 1000 monete non proprio guadagnate con il sudore della fronte. Quindi qui remix di Penny, ok. Bene, chiamerò Penny allora. Ah. Ma che figata. Questa è una foto vera. Finito. Serbatoio Jet 1? A che serve? A far piovere? Ah, serbatoio Jet, ovviamente. Telefono! Pronto? Sì, sì, proprio ti sta ascoltando sicuramente. Ma devi ricaricarlo, mi sa. Perfetto. Ma così, tranquilla. Oh, siamo in un videogioco, vieni ad aiutarci, certo! Futura scienziata e nipote del dottor Krygor. Si dedica con passione a nuove invenzioni e al canto. Oh. Oddio, asse invertito, che palle. Ah, già non so giocare con l'asse normale, figuriamoci invertito. Che bellezza che sarà. Ribaltala. Tutti con lei? Oh, santo cielo. Stoppa. Quello sembra boh. Falla scorrere. Ok. Ora solo 3. E sono andati bene. Vediamo gli altri. Gli altri mi sa che saranno peggio.
accendile tutte. Ipnotizzalo. Mi viene il dubbio ora. Mi sta venendo un piccolo dubbio, che però esprimerò a fine. Esprimerò a fine remix il mio dubbio. Prendi la moneta. Ok, questo già era diverso, allora potrebbe essere. Ok, è andata bene, perché visto che già stavo sbarellando verso destra, dico, questa potrebbe essere persa. È andata bene. Devo ricordarmi però che posso anche stare fermo e puntare con A. Ecco, vedi? Cioè, con A mi fermo e poi con l'analogico. Va bene. Proteggi il tesoro. Ok. Anche perdo gli ultimi due. Fallo cadere. Questa no. Questa era vinta, a voglia di. Questa era vinta, quella era vinta, dai, a voglia di. Purtroppo fino a che non tocca terra, niente. Eccoci qua. Eccomi. Scusate se vi ho fatto aspettare. Ma no, no, tranquilla. Anzi, è andata piuttosto bene. Ah, sono felice di vederti. Abbiamo un problema un po' complicato. Si tratta di unire questi tre pezzi per formare qualcosa di speciale. Nessun problema. E che roba. Ok. Non ha fiatoio? Ecco fatto. Ci voleva un genio effettivamente, eh. Una tazza. Per. Va bene. Non è per la pianta di fagioli, ma è per la cacca che ci ha dato qualcosa per annaffiare dentro la tazza del vate. Wow. Oh wow, quella pianta di fagioli è davvero incredibile. Direi. Oh, il mio tesoro, il mio favoloso tesoro! Vabbè, guarda, dai, chi trova un amico trova un tesoro, no? Ok, la salita ci aspetta. Scommetto che troveremo qualcosa di interessante in cima. E Penny si unisce alla squadra. Ah, ok, questo è filmato. E questo è l'ultimo. Eccolo qui! Resa dei conti. Wow. Dai, finiamolo. Quindi. Ah, è da un'eternità che saliamo e ancora non abbiamo trovato nulla. E invece eccolo, va. Ah, eccolo lì, è stato quello a rapirmi. Sì, l'avevamo immaginato. Ha altri tesori con sé? Aspetta, vieni qua. Ok, prendiamolo una volta per tutte. Wario al potere. Questo dovrebbe essere tipo il boss segreto? Sconfiggi. Come? Oh mio dio. Sì. Sì. Ricominciamo. Magari, ecco, eh. Che dici? Sì, devo affrontare un minigioco con tutti, sicuramente. Ecco, magari stavolta se non mi prude il grilletto, che dici? Eccolo qua, cavoli però, con Jimmy pure. Eccolo qua, wow. Lasciatemi.
Vai. Vabbè, quello è facile. Vai, anche con lui. Ok, stavolta. Non mi ha fregato. Ok, fatta. Dai, dai, dai. Ok, spammo là, così è sicuro che qualcuno prende. Oh, cavoli, con questo è una noia assurda. No! Ma proprio con lui devo farlo? Personaggio più... Ma meglio, tipo. Proprio lui, ma... Ok. Dai, piccoletta, brava. Ok. Wow. Accidenti. Ah! Ok. Che cavolo! Ok. Pazienza, Underlink, pazienza. No, è andato. Bene. No, chip! Ok, è andato? Sì, è andato. Bene. Più facile questo che, noi gli altri. Va bene. Ah, Poyo! Sei circondato, arrenditi! Cosa? Ma quello non è Pioro? Cosa? Eh sì, è lui. Che forza, lo sapevo, è Pioro, quello del famoso videogioco. Ehi, si può sapere che ci fa nel nostro gioco? Vediamo. Sono venuto per spassarmela un po', dice. Vediamo. Vi siete divertiti con me? Chiede. Oh, non ho parole. E allora? Il tesoro dov'è nascosto? Non c'è. Perché ci deve essere per forza un tesoro? Giusto? È così? Ditemi che è tutto uno scherzo. Oh, no, 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 non può tutto finire così. E invece a quanto pare. Ricorda, Wario, il tesoro più prezioso non è l'oro, ma l'avventura che hai vissuto. Fine. E forse il One Piece è proprio l'avventura. Ma no, Oda ha detto che è un tesoro in carne ed ossa. Concreto. Quindi speriamo che lo sia davvero, perché se non lo è, mi sa che i fan gli vanno sotto casa coi forconi. Pioro si unisce alla squadra. E quindi... Personaggio principale del videogioco più in voga di Città Diamante. È venuto nel gioco di Wario per svagarsi. Gli allunga la lingua. Ah, può anche fare sponda. Hai capito? Ah, ma non più di tanto. Ok. Però l'allunga un bel po', l'allunga, eh. Grande. La lunga lascia, ok. Ah, quindi devo andare fino a lì e lasciare. Perfetto. Insomma, un po' ostico. La storia è giunta alla fine, ma il gioco è appena iniziato. Ah. E questo è filmato protagonisti. I riconoscimenti. È sbloccato battaglia infinita nella modalità gran varietà. È sbloccato la Coppa Wario e nuove funzioni in personaggi. Ora puoi scegliere di giocare con tutti i personaggi contemporaneamente nella tua squadra. Ah, ma i riconoscimenti? Ma allora è un tipo un boss? Sono interagibili tipo quelli di Smash Bros. Melee? Ah sì! E sono da fare? Sono da fare però! Ah, ok, 65 su 65.
grazie per aver giocato, grazie a voi per aver creato il gioco, ma c'è un boss segreto? No. Semplicemente così, per fare un record, tipo. Ok, ho capito. Va bene. Ad ogni modo, ragazzi, per questo video è tutto. WarioWare, vedrò se farò un altro episodio, se no, se non ne vedrete altri, mi sa che finisce qui. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione trovate il link per Instagram. Se vi va, iscrivetevi al canale per questo e tanti altri video. E noi ci vediamo la prossima volta. Bye bye!